di tutti. Aspetta. Siamo arrivati dove meritavamo. Abbiamo dovuto confrontarci, aspetta, con nemici di varia natura, avversari determinati, arbitri poco compiacenti, pubblici ostili e a volte anche contro noi stessi. Le nostre debolezze, il nostro egoismo e quei limiti che sono insiti nella natura umana. Un anno denso di emozioni forti, delusioni coscienti, di momenti esaltanti e altri nei quali ci siamo sentiti perduti. Tutto è cominciato un giorno di metà luglio, afoso ed appiccicoso, ma speciale, perché grazie a Dio si ricomincia. Corsa, palla, lo spogliatoio, quelle sensazioni che solo il calcio sa regalare. A far dal cornice alla nuova avventura le urla di Capuano, intento con l'ausilio del direttore Debole e del presidente Trapani a forgiare una squadra degna delle aspettative di un'intera città. I telefonini squillano freneticamente, gente che arriva, gente che va, e tassello dopo tassello si comincia ad intravedere un gruppo che saprà dare gioie e soddisfazioni. Finalmente si comincia, e l'inizio non è dei più esaltanti, ma messe da parte ansie ed interrogativi si continua a lavorare, certi che il vento cambierà direzione. Passa il tempo e la situazione muta sensibilmente, arrivano vittorie ed inevitabili complimenti che aumentano la convinzione in noi stessi in vista delle sfide che ci attendono. Velocemente si arriva a gennaio, mese di cambiamenti che non tardano ad arrivare ed in maniera massiccia. Molti partono, altri arrivano e si ricomincia con un gruppo fondamentalmente cambiato negli uomini, ma non nella sua forza morale e negli intenti. Fine mercato la rinnovata Paganese riprende a macinare e dopo qualche risultato altalenante, con la determinazione di chi può contare solo su se stesso, inizia una scalata repentina che ci condurrà senza frenate all'agoniata e quanto mai meritata salvezza. Davanti a tutti voi oggi voglio fare ammenda, perché è vero, sono stato petulante, rompiscatole, a volte cattivo ed intellettualmente violento, ma tra le pieghe di questi stati d'animo c'è sempre stato un profondo rispetto delle vostre persone e di ciò che esse rappresentano. Mi sento fiero ed orgoglioso di aver condiviso questa splendida avventura ed aver avuto il privilegio di conoscervi ed apprezzare che, in un mondo bistrattato come il nostro, esistono ancora ragazzi capaci di anteporre l'interesse comune a se stessi, che sanno dare forza ai valori che lo sport e la vita sanno dare e che con ferma decisione hanno saputo stringersi l'un l'altro per far fronte alle avversità. Voglio ringraziare voi che siete presenti e chi non fa più parte di questo gruppo per quello che avete saputo trasmettermi e vi esorto a rimanere quelli che siete, veri, puliti, sensibili, appassionati, perché applausi e riconoscimenti presto si dissolveranno in un anello di fumo, ma le radici di ciò che avete seminato si faranno robuste e inossidabili alle ruggini di un'esistenza priva di emozioni. Grazie ragazzi!